Ma salve ragazzuoli, salve, che bello, che bella questa mattinata perché ieri in serata è arrivata l'ufficializzazione per i colori nerazzurri di Milano. Arriva un giocatore di 35 anni, proveniente dalla Roma, ruolo difensore. Beh, l'identikit è quello giusto, è Alexander Kolarov. Lasciate un like. Commentate. Buona visione. Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e benvenute ovviamente in questo nuovo video. Qui è Dani che vi parla. E ragazzi, ormai è ufficiale, ieri sera è diventato ufficiale. Alexander Kolarov è un nuovo giocatore dell'Inter. 35enne. Appena uscì la notizia, io mi dissi: ma che ci famo? Poi, ripensandoci bene alle parole di Conte, voglio uomini pronti. E allora, Alexander Kolarov è polivalente, potrebbe fare l'esterno dei 5 di centrocampo, ma non ha più l'età per correre. Come potrebbe fare il difensore centrale della difesa a 3 a sinistra, dando un po' di riposo anche al nostro Alessandro Bastoni. E allora ce lo facciamo andare bene, grande Alexander. Almeno un po' di riposo ad Alessandro. Facciamo questa staffetta, possiamo dirlo. Non so se Alexander sarà il titolare inamovibile. No, Bastoni ha saputo far vedere cose buone nello scorso campionato, però l'esperienza di Alexander servirà anche ad Alessandro. Un po' di sana competizione, forse. Farà bene al giovane azzurro. 1,5 milioni versato nelle casse della Roma. Un contratto annuale con l'opzione per il secondo, per il giocatore serbo, giusto, 35 anni, a 36, deciderà se terminare la carriera o andare avanti un altro anno, un po' come Zlatan, ma Zlatan ce n'ha 39 e finirà a 40, ragazzi. Ma mastodontico. E vedremo Alexander, il primo colpo e il secondo colpo. Conte, Vidal sta per essere ufficializzato e sarà il terzo. Dopo Hakimi arriva Kolarov. E ragazzi, tanta roba. Bisogna lavorare in uscita per andare a prendere N'Golo Kanté. È ormai il pallino fisso di Antonio Conte. Sera il pallino fisso a Kim e gli abbiamo preso Kolarov ed è stato preso, come dicevo ieri in live. Ora manca un centrocampista delle doti di Kanté e un vice Lukaku, che potrebbe essere Edin Dzeko. E allora state attenti, allacciate le cinture, attivate la campanella perché su questo canale ci saranno nuovi video di calciomercato, non solo di Inter, ma di tutta la Serie A, anche, perché no, dei campionati europei, qualora io riuscissi a fare. Vi ricordo che è sempre un video al giorno. Perché? Perché toglie il medico di torno. Lasciate un like, commentate e ragazzi, vi lascio in descrizione, nell'info box, tutti i link per seguirmi sui social, Instagram soprattutto. Vi lascerò qui il link del video, non della live, perché la live è troppo, non è ancora pronta. E ovviamente il canale Telegram. Ciao raga,
Buona giornata a tutti. Ma sì, un Alexander Kolarov all'Inter. È tanta roba. Ciao!